Arriva San Night, la domenica si vive ad Ischia, ce ne parla Roberto Albano Alibar, un'iniziativa che si mette in scia a tante altre ma che vuole avere la sua personalità. Sì, un'iniziativa che cercheremo di fare in modo differente, un po' più elegante, un po' più originale, cercando sempre di migliorarla, di portare un prodotto diverso per incentivare la ripresa anche del turismo, visto le poche presenze avvenute qui nel mese di luglio ed agosto su quest'isola. Roberto, l'idea di realizzare questa grande area pedonale e di occupare lo spazio che di solito è occupato da macchine che camminano è forse anche un segnale di sviluppo, di voler dire ci riprendiamo gli spazi che di solito non sono nostri? Sì, è un segnale di sviluppo, anche un segnale di oasi per il turista che viene qua sull'isola per trovare meno traffico il possibile e quindi dare a loro la possibilità di vivere l'isola con tranquillità e spensieratezza, senza la preoccupazione di essere investiti da qualche motorino, qualche auto o qualche bici elettrica. È l'evento che si aggiunge già ad un altro, parlo del Borgo in Festa, quale sarà invece la vostra cifra caratteristica? Ma noi, anche noi avremo delle band musicali live che metteremo in piazza, cercheremo di creare un luogo tipo anni 60-70 come c'era sulla riva destra, con delle luci più particolari, cercando poi di ampliarlo con altre cose nelle prossime domeniche. E il comune di Ischia torna protagonista anche su quelle che sono le iniziative turistiche. Oltre agli eventi patrocinati ad Ischia Ponte per il venerdì, si aggiunge un altro evento le domeniche d'agosto, come cantava Gigi D'Alessio, ma in via sperimentale si pensa anche a quelle di settembre. Arriva Sun Night, che è un po' un titolo ossimoro, il sole, la notte, diciamo che in qualche modo metterle insieme è stata la sfida che hanno proposto i commercianti di via Iasolino, di piazza Antica Reggia e via Alfredo De Luca, e che il comune ha comunque voluto accogliere e sostenere. Quando degli operatori economici, degli operatori che fanno impresa, sottopongono all'attenzione di un'amministrazione delle iniziative che possono avere sicuramente un riverbero positivo per l'intrattenimento degli ospiti e degli stessi cittadini residenti sul territorio, quindi garantendo momenti di svago e di felicità, riescono anche a immaginare un'evoluzione del nostro territorio nella direzione della pedonalizzazione e coinvolgono un'amministrazione, degli amministratori che sono attenti devono mettersi a disposizione, devono collaborare in concreto. Questa è la sintesi di questa bella iniziativa, è un'iniziativa che tende in qualche maniera anche a andare in contraddizione con chi vuole vedere l'amministrazione lontana dalle attività di intrattenimento musicale, l'intrattenimento notturno, invece è la dimostrazione di quando c'è una progettualità che tende a rispettare le regole, tende a rispettare le diverse esigenze in contrapposizione, l'amministrazione riesce a stare a fianco e a garantire sostegno. L'iniziativa inizierà domenica 13 agosto, come dicevi tu, evocando la canzone di D'Alessio, però abbiamo in animo di ripeterla anche nei fine settimana del mese di settembre, perché è bello avere una fetta del nostro territorio valorizzata senza la circolazione veicolare, senza le auto, e questo può servire da volano e una volta che si cura un po' di comunicazione all'esterno può essere anche un utile elemento di attrazione ulteriore per la nostra isola.